Ciao a tutti, ben trovati. Siamo insieme come ogni martedì sera in diretta su Granducato per la nostra trasmissione di approfondimento Si fa sera, parliamone. Come sapete, purtroppo non possiamo ospitare delle persone in studio durante le nostre trasmissioni e quindi l'ospite di stasera lo raggiungeremo tramite WhatsApp. Grazie al cielo la tecnologia ci aiuta in questi giorni di difficoltà e di restrizioni, appunto per la paura della diffusione del contagio di questo tremendo virus che ci sta davvero cambiando la vita. Con noi c'è Monsignor Giusti, il Vescovo di Livorno. Buonasera, Monsignore. Buonasera a tutti. Ecco, lo vedete in diretta tramite appunto WhatsApp. Cercheremo di parlare con Monsignore, di capire, di avere anche delle sue indicazioni proprio su come vivere questi giorni, giorni di paura, giorni di angoscia, giorni di davvero paura per il futuro. Ci sono stati tantissimi casi di contagio in tutto il mondo, la Cina per prima, poi l'Italia come secondo paese, una pandemia che ha coinvolto veramente tutto il mondo e le persone hanno veramente paura. In Toscana l'ultimo dato è quello di più di 1.000 contagiati dall'inizio dell'emergenza e si parla già di 17 decessi. Monsignore, come vivere questi giorni? Credo che vanno vissute all'insegna della speranza, perché se perdiamo la speranza rischiamo di andare in depressione e la depressione non aiuta mai l'organismo a reagire di fronte alle epidemie. Dobbiamo essere forti, forti per affrontare la prova, ma dobbiamo avere una salute bella e la depressione sappiamo che invece è il prodromo sempre dell'arrivo di tante altre malattie. E quindi occorre avere una speranza serena e cercare di rinforzare le ragioni della nostra speranza. Cosa dobbiamo fare? La prima cosa, come abbiamo già iniziato, quella di fare una grande catena di preghiera nella quale chiediamo, la prima cosa che chiediamo alla Vergine di Montenero è che possa illuminare gli scienziati a trovare una cura, a trovare dei farmaci, già ce ne sono tanti in sperimentazione, che possano con l'intelligenza umana arrivare a capire come combattere questo virus e questa nuova epidemia. Vi ricordate che Padre Pio a Pietralcina la prima cosa che volle fu un ospedale, perché la via che il Signore ci insegna per combattere la malattia è l'intelligenza, la medicina. Allora preghiamo che questi farmaci che sono in sperimentazione, diano dei risultati, miracolosi forse no, ma che però possono evitare la morte delle persone, forse sì. Già trasformare questa epidemia da mortale in grave, in una brutta forma di broncopolmonite, ma non mortale, sarebbe già tantissimo. E credo che dobbiamo pregare per questo. Poi, avete visto i gesti profetici del Santo Padre, che è andato per le vie di Roma, nelle chiese storiche dove sono avvenuti grandi fatti, a chiedere addirittura un miracolo per tutto il popolo. Anche noi a Livorno siamo testimoni di interventi divini. La Chiesa del Soccorso si chiama così proprio perché durante il colera dell'Ottocento i livornesi ricorsero con fede, con molta fede alla Madonna e la Madonna intervenne. Non so se è giunto il momento in cui portare di nuovo in città la sacra immagine di Montenero che è da molto tempo che non scende. Ci fosse un concorso di fede del popolo, però bisogna farlo da casa e senza assembramenti, ecco che allora potrebbe anche vedersi, ma aspettiamo. La via ordinaria, la via quella che il Signore ci insegna è quella della scienza medica. I miracoli arrivano solo in via del tutto eccezionale e per darci ulteriore speranza, ma dobbiamo avere speranza e serenità nei nostri dottori, nella classe medica che è una delle migliori del mondo e quindi guardiamo di affrontare queste cose con attenzione e poi rispettando quelle norme di buonsenso che il governo ha dato. Quindi, Monsignore, la fede e la scienza non sono così in contrasto, perché,
Spesso in queste situazioni c'è chi si affida completamente solo ai medici, chi si affida completamente solo alla fede, ma queste due cose possono andare anche insieme. Devono andare insieme, devono andare insieme. Il cristiano, l'uomo di fede, è un uomo che confida tantissimo nella scienza. Se si guarda bene, la Chiesa da sempre, da San Benedetto in poi, nei monasteri, ha sempre avuto la farmacia, ha sempre promosso nei grandi monasteri, anche del primo Medioevo, ha sempre promosso la scienza medica. Grandi medici sono stati grandi monaci, e per cui non c'è... C'è da camminare insieme. E poi io quello che chiedo è questa saggezza, questa intelligenza, questo intuito. Il proprio italiano è un popolo di creativi, di persone che hanno tante intuizioni, che qualche buon ricercatore intuisca qual è la medicina giusta per uscire da questa pandemia. Ecco, questo è il primo luogo che chiedo alla Madonna, alla Santa Vergine. Poi, ci vuole fare qualcosa di più eclatante? Bene, noi non ci tiriamo indietro, ma perché questo avvenga ci vuole tanta, tanta, tanta fede. La fede sposta le montagne, e quindi noi dovremmo riscuoterci nella nostra fede, che a volte, io parlo della mia e non parlo della vostra, che a volte è un po' piccolina, ecco, mentre invece occorrerebbe proprio questa capacità di sapere avere fede nell'agire di Dio. Se aveste fede quanto un granellino di senape, potreste dire a questa montagna spostati. Io non sono ancora riuscito a spostare le montagne, e quindi vuol dire che la mia fede è piccola. Ho da crescere io nella fede, ma spero nella fede di tanti semplici, di tante persone piccole, sconosciute, ma che hanno una grandissima fede per ottenere questa grazia. Monsignore, chiedono dei telespettatori, cosa risponde a chi pensa che Dio non faccia abbastanza per l'umanità? Forse è un castigo di Dio questa epidemia? No, no, un castigo di Dio no. Semmai dobbiamo domandarci, ma perché è arrivata questa epidemia? E allora vediamo un po' un attimino di capire. Ci saranno poi virologhi che cercheranno di capire. Questo è un effetto indiretto della mondializzazione. Certo, la peste arrivava da Costantinopoli, per cui, e ora invece questo virus arriva dalla Cina. I contatti ci sono sempre stati anche in tempi lontani. C'è da cercare di capire come mai è nato. Probabilmente qualche imprudenza nella catena alimentare, non lo so, io non sono un esperto. Ci sarà il tempo per cui, ma non è un castigo di Dio. Dio non è come noi, vendicativo, non è cattivo. In Dio non esiste la cattiveria. Non è un demonio come a volte possiamo essere noi, e per cui non c'è nemmeno da immaginarselo. Semmai invece il Signore vuole suggerirci la soluzione, vuole parlare al nostro cuore, vuole farci capire la via da intraprendere, ma bisogna ascoltarlo allora. Ecco, io credo che questo dovrebbe essere un tempo in cui ascoltare il Signore che ci illumina nel cuore e nell'intelligenza per uscire da questa problematica. Monsignore, lei ci parla spesso dei miracoli, delle grazie, di queste felici coincidenze che avvengono dappertutto, Montenero, ma anche in altri santuari. Come vedere queste vicende? Sarei ben contento che la Madonna ci desse un segno come nell'Ottocento, di fine di questa pandemia qui a Livorno, come fu nell'Ottocento per il colera, e costruirgli un santuario ancora più grande e più bello. Sarei contento di fare questo. E questo è tutto frutto della fede. Il popolo livornese nell'Ottocento, di fronte a un dramma simile a questo, ha avuto tantissima fede, come l'ha avuta nel Settecento, di fronte a quel maremoto, di fronte a quello tsunami, che ha avuto una grande fede. Ecco, credo che questo sia il tempo della fede. E allora potrebbero arrivare anche fatti grandiosi come questi. Ma cosa sono i miracoli? È il cuore che si apre a Dio. Se tu avessi fede, lo dicevo prima, potresti dire a questa montagna spostati. Ma il problema non è di Dio, è nostro, è della nostra fede. Il Signore vorrebbe che noi riuscissimo a fare tutti quanti cose grandiose, e ce ne ha date le facoltà, e ci ha dato anche una competenza, che è la fede. Il problema è che a volte abbiamo poca fede. E questo il dramma mio, eh. Io spero in qualche bambino, in qualche giovane, in qualche persona umile e semplice che con la sua fede ci ottenga tutto questo, come è successo con Bernadette, come è successo con
Giacinta, con Francesco, con Lucia. A volte si vede che sono i bambini perché sono quelli più semplici e che possono ottenere dalla Vergine Santa delle grazie incredibili. Tra le tante testimonianze che abbiamo ascoltato anche su reti nazionali come TV 2000, che spesso pone l'attenzione su queste vicende, ascoltiamo questa interessante testimonianza di un miracolo appunto attribuito a Padre Pio. Nato l'11 luglio del 91. Durante la nascita io ho avuto una complicazione. Il cordone ombelicale si era attorcigliato vicino tra la gola e la spalla e la gamba. Il dottore mi disse: abbiamo paura che il bambino lo perdete perché non si sente. Avevo perso anche il battito del bambino. E allora io pregai insomma il Signore e dissi: Padre Pio, aiutami tu, se mio figlio riesce a nascere che va tutto bene, io metto il tuo nome. E così è stato. Non credevo che mi sarebbe capitata una gioia così grande. Tutto è iniziato all'età di 9 anni, incominciò tutto con dei forti mal di testa. Più il tempo passava più questi mal di testa aumentavano sempre di più, a tal punto da farmi svenire. I miei genitori, mia mamma e mio papà, erano molto preoccupati, anche le maestre a scuola, perché non riuscivo più a concentrarmi. Allora mi fecero ricoverare in ospedale, nel reparto neurologico, e mi fecero fare vari esami. Nell'esame della risonanza magnetica uscì un problema, una vena del cervello otturata, e quindi il sangue non riuscendo a passare mancava l'ossigeno e quindi svenivo. Nel caso mi avessero operato, come l'intervento, se fosse andato bene l'intervento, praticamente sarei al 50% potuto rimanere sulla sedia a rotelle. Nel caso non mi avessero operato, da un momento all'altro mi sarebbe potuto venire un ictus. Mia mamma avvertiva qualcosa nel cuore di volermi far uscire dall'ospedale e allora decisero insieme a mio papà di volermi ricoverare a casa sul lievo della sofferenza. E sentì un fortissimo calore pervadermi dalla testa fino a tutto il corpo. Mia mamma, che vedeva me praticamente bloccato con gli occhi aperti, si mise a gridare dicendo: Padre Pio, mi riportano in ospedale. Facendo di nuovo gli esami, il medico gli disse: tornate a casa perché la vena è completamente libera, quindi qui ha messo proprio la mano Dio, c'è stato l'intervento di Dio, perché solo lui poteva fare tutto questo. La mia vita è cambiata radicalmente, nel senso, grazie a Dio sono maturato nella fede in questo. E il messaggio, ciò che mi colpì molto fu proprio il messaggio della guarigione, che mi fece comprendere che i santi non sono coloro che guariscono, ma sono coloro che intercedono, perché chi guarisce è Gesù. Ho fatto per anni un percorso vocazionale con il mio padre spirituale, sono diventato un laico consacrato, ho scelto di stare nel mondo proprio per poter stare in mezzo alle persone, sto recuperando gli studi degli anni scolastici perché avevo interrotto, e poi procederò con la teologia. Lo prendo così, un invito alla santità e a essere sempre più forte, soprattutto oltre ad essere, a fare delle testimonianze, ad essere testimoni credibili dell'amore di Dio, perché questo è quello che conta. Monsignore, è bella questa testimonianza, anche questo cambiamento del cuore di questo ragazzo, non solo della... È quello che deve avvenire in ciascuno di noi, quello che deve avvenire in me. Negli altri non lo so, in me so che deve avvenire, perché in misura in cui avete sentito questa mamma, avete sentito queste altre persone, che hanno sentito dentro di sé che dovevano arrivare a questo, ma perché gli era cresciuta la fede, e avendo cresciuta la fede sentivano che quella meta era raggiungibile, che quella vetta si poteva montare, che quella vetta si poteva raggiungere. È quello che deve arrivare. Lo dico in me, non lo dico per tu che ascolti, non lo dico per Chiara o per gli altri, lo dico per me, perché in misura in cui cresce la mia fede tutto diventa sempre più alla nostra portata. Come capire quali sono le vie più importanti per uscire con la scienza medica da questa situazione, come ottenere invece dei segni particolari che facciano regredire o morire questo virus. E sarebbe una cosa grande, ma è un problema della nostra fede, di crescere nella fede per riuscire in tutto questo. Un altro telespettatore, un professore di Lucca, a proposito dei miracoli, dice: mi è difficile credere ai miracoli, non rientrano nella mia logica, non riesco a ragionarci sopra. Invece sarebbe importante ragionarci, perché la Chiesa ci ragiona sopra, e il fatto è che avvengano,
caro professore, questi fatti avvengano e in continuazione. Avete sentito in televisione queste testimonianze. Sono fatti che avvengano. Io quello che chiedo da tanto tempo è proprio che si studi. Ma perché avvengono queste cose? Perché? Allora, faccio per dire, ma la religione, la fede, scatena delle energie psicosomatiche dell'uomo che lo rende capace di guarire di fronte a certe situazioni incredibili? Allora, dicendolo in maniera scherzosa, ma la fede ci dà l'anticorpi, ci fa crescere in noi l'anticorpi anche contro questa pandemia? Mamma mia, se riuscisse a scoprirlo e se riuscisse a capire tutto questo, è evidente che io non vado a pensare a chissà mai quali cose, perché il Signore agisce sempre per vie semplici e per vie seconde. È evidente che i miracoli avvengano, ma perché avvengano? Certo, il requisito di fondo è la fede, ma poi cosa scatenano nell'uomo? Perché queste persone avevano questa vena otturata e ora sono guarite, quest'altra persona, quest'altro bambino? Ma perché? Che è successo? Che è un bisturi? Cos'è? Cosa provoca la fede? Provoca un'autoriparazione del corpo umano? Vediamo, capiamolo. La scienza medica sta studiando questi fenomeni. Ho letto sulla rivista degli scienziati Nature che in Canada stanno studiando tutta una serie di fenomeni legati proprio anche alla preghiera e alla guarigione. Cosa avviene? Cosa avviene? Io dico, si studia molto la dimensione psicosomatica dell'uomo, la dimensione del collegamento fra spirito e corpo. È evidente che la fede aumenta la dimensione spirituale. Allora, dobbiamo aumentare la dimensione spirituale per essere capaci di vincere ogni prova? Interroghiamoci, perché questi fatti avvengano. Guardiamo anche quest'altra testimonianza che riguarda proprio una bambina guarita. Anche questo è un miracolo inspiegabile, almeno una situazione. Perché io in gravidanza a settembre 2016, facendo la morfologica, ho scoperto che Ginevra aveva una grave malformazione cardiaca. Io e mio compagno siamo partiti il 1 ottobre, siamo arrivati a Cascia, abbiamo visitato le reliquie di Santa Rita, sono stata lì, abbiamo un po' pregato, poi mi sono confessata e è stata la confessione ad oggi più bella della mia vita, cioè è stata la confessione che mi ha dato la forza di portare avanti la gravidanza, non che io avessi mai avuto dubbi, assolutamente, però è proprio una forza interiore. Io non ho mai chiesto a Santa Rita di guarire mia figlia. Io ho chiesto di andare avanti, che io fossi forte, che Ginevra fosse forte, così da poterla aiutare. Il 19 gennaio nasce mia figlia e quindi viene fatto una prima visita al Fate Bene Fratelli e mi dicono che i ventricoli di mia figlia sono omogenei. Mia figlia poi è stata trasferita al Bambino Gesù, quindi non è mai tornata a casa. Siamo andati direttamente al Bambino Gesù e lì mi hanno fatto questa visita. Hanno voluto visitare la bambina senza sapere che cosa mi avessero detto al Fate Bene Fratelli. Quindi l'hanno visitata e questa alle 9 di sera. E alle 11 questa dottoressa ci ha chiamato a consulto e ci ha detto che il cuore di mia figlia non era un cuore perfetto ma neanche imperfetto, che era un cuore che si era curato da solo. Che significa? Che quello che avrebbe dovuto fare il cardiochirurgo, mettere un patch tra i due ventricoli per dividere le due arterie, l'aveva fatto il cuore di Ginevra. I dottori, noi abbiamo chiesto, ovviamente, a più medici del Bambino Gesù, come mai fosse successa questa cosa, da che cosa dipendeva. E il dottore mi ha detto, non c'è una spiegazione medica. Anche questa molto toccante, Monsignore, di testimonianza. Tantissimi sono i casi, però sono tantissimi anche i casi in cui si prega e magari invece le persone care muoiono, la malattia peggiora. No, questa forza. Cosa ha parlato questa signora? Forza, forza, forza. Di cosa ho detto all'inizio? Noi dobbiamo avere una forza per non vivere in maniera depressa questa situazione, perché la depressione ci renda più fragili,
Ecco, intanto chiediamo al Signore questa forza. Poi è evidente che se la nostra fede sarà grande, se la nostra fede sarà pura, se la nostra fede sarà generosa, ecco che si possono aprire nuove porte. Se poi dopo la nostra fede riesce, dice, a aprirsi sempre di più, intuire allora quale altre strade prendere. Ma il Signore è immensamente buono e aspetta solo che tu apra il cuore per aiutarti. E a ciascuno c'è il miracolo per lui, a ciascuno c'è la grazia per lui, a ciascuno c'è il dono per lui, che a volte può essere come per questa madre, una riparazione incredibile del cuore. Oppure ci sono altri doni, come nella stragrande maggioranza delle persone, che è una serena fortezza di fronte alle prove. E sapere anche che la vita nasce e muore, sono tutti e due eventi naturali. Già affrontare anche con serenità anche il tema della morte, penso che sia già un dono anche grande. Saper vivere anche con serenità la perdita di tante persone care, come sta avvenendo in questi giorni, penso sia già anche un dono grande anche questo, e soprattutto per chi si ritrova nella malattia, sapere che non c'è la fine di ogni cosa, non c'è la distruzione di ogni cosa, ma è semplicemente il passaggio da una porta, da una vita a un'altra vita attraverso la porta della morte, che altro non è che un ponte da attraversare in Cristo per essere e rimanere nella vita. È evidente che noi dobbiamo vedere tutto questo con grande speranza, certo, e tutti li garba vivere. E chi è che vuole morire? Perché dentro di noi abbiamo questo desiderio insito, Dio ci ha fatti per la vita. Sappiamo che la morte è entrata nel mondo per invidia del demonio. Dio non ha creato la morte, Dio non vuole la morte, però il Signore dà una speranza nella morte. Certo, questo virus, possiamo dirlo tranquillamente, è demoniaco. Questo sì, perché vuole produrre la sofferenza, il dolore, la morte, vuole distaccare le persone l'uno dall'altro. Demonio, ricordiamoci sempre cosa vuol dire. Demonis è forza del male. È un male questo virus. Non c'è bisogno della scienza per dirlo. Certo che è un male, dobbiamo vincere il male, certo. Questa cosa qui non viene da Dio, e ma Dio ci mette una pezza. Dice, è evidente che di fronte a noi, che in questa situazione perdiamo addirittura la vita, ecco che ci dà una speranza. Dice, no pallina, non è la fine di tutto, non è, la morte non ha questo potere di distruggerti, ha il potere di abbreviarti l'esistenza terrena, ma non di distruggerti, perché tu non sei soltanto materia, sei anche cuore, sei anche spirito, sei anche sentimento, sei qualcosa di spirituale che va ben oltre, come anche la scienza medica ormai ci fa capire chiaramente che noi non siamo soltanto corpo, ma ne parliamo o ne riparleremo. Monsignore, questa speranza è una speranza che era presente anche nei primi cristiani, come nella storia, come è stata vissuta questa speranza? O siamo noi questa uomini di oggi ad averne meno? È la forza del cristianesimo. La forza del cristianesimo è stata proprio questa. Guardate che c'è una via per vincere la morte. Certo, la morte, l'ho detto prima, è qualcosa di demoniaco, vuole dividerci dalle persone care, vuole portarci alla disperazione, vuole portarci alla rassegnazione, ma è possibile continuare ad amare la vita. Io amo la vita e voglio continuare ad amare la vita, voglio vivere e amare, e questo è possibile anche al di là di questa malattia, anche al di là di questo virus così tremendo. Cristo è risorto, siamo in Quaresima, stiamo meditando proprio queste realtà ultime. Cristo è risorto, noi sappiamo bene che questo è un evento che è avvenuto nella realtà, nella storia di Gerusalemme, e sappiamo, noi crediamo a tutto questo perché ci sono centinaia e centinaia di testimoni, e abbiamo visto la storia dell'umanità fare punto a capo con questo evento. Non per nulla siamo nel 2020 dopo Cristo, è un evento spartiacque. Io vi inviterei anche su tutto questo a cercare di approfondire queste realtà che qui in televisione si possono accennare, ma in questo libro che già anche l'altra volta che sono venuto vi ho presentato e che volentieri regala anche in questa epidemia a tutti quelli che lo chiederanno, basta mandare un messaggino qui al numero sovraesposto che ve lo mandiamo, c'è proprio un capitolo che affronta proprio il tema della risurrezione di Cristo e fa vedere come essa è storicamente fondata
è razionalmente comprensibile e è qualcosa alla portata nostra. Noi non siamo persone che credono al Pochettino o al Gatto degli Stivali, e non siamo persone credulone che vanno a cercare qualcosa di mitico a cui aggrapparsi. Niente affatto. Cerchiamo invece con la ragione di capire le ragioni della speranza. E noi vediamo che da quando Cristo è risorto, i fatti di risurrezione, i fatti di vita, i fatti di vittoria sulla morte, e si sono sempre moltiplicati e non ci sono più. O come mai da allora è 2000 anni che sono migliaia, migliaia e migliaia le persone che vivendo come Gesù fanno quello che Gesù ha fatto e non solo vincono le malattie, ma vincono anche la morte, e come la Vergine Santa di Montenero ci dimostra che lei è forte e viva al di là di tutte le vicende e agisce in mezzo a noi. Allora noi dobbiamo cercare di andare in profondità nelle ragioni della speranza cristiana. Il credo cristiano è profondamente ragionevole. Prendete questo libro, ve lo regalo, leggetelo e poi se ne discute volentieri. Scrivetemi se non siete d'accordo, se non vi tornano delle cose, ma volentieri. La fede cristiana è ragionevole, si usa la testa per andare a Dio, certo anche il cuore. Se uno avesse incontrato Gesù nella vita mistica, nella vita spirituale, probabilmente non sarei qui a fare il vescovo, ma avendolo incontrato con il cuore, ma anche con la testa, ecco che allora sono qui e vi dico, c'è una via anche razionale per poter intuire il mistero di Dio. Leggete e poi se ne parla. In questi giorni di diffusione di questo contagio e di restrizioni sono aumentati gli appuntamenti qui in diretta su Granducato, la Via Crucis il venerdì mattina animata dai monaci e dalle monache di Montenero, e poi il sabato pomeriggio alle 4:30 la messa prefestiva e la domenica mattina alle 9 l'appuntamento con la messa festiva che in questi giorni celebrerà proprio il Vescovo. Qualche telespettatore ci ha chiesto se le celebrazioni di Pasqua avranno purtroppo le stesse restrizioni. Cosa diciamo, Monsignore? Non lo sappiamo ancora. Deve esserci un contatto ora fra la Presidenza della CEI e il Governo e vediamo cosa sarà possibile fare. Ma dipende molto, se ora siamo a casa, dipende molto se questa epidemia rallenta, si riesce a bloccarla. In misura in cui si riesce a bloccarla, ci sarà la possibilità poi dopo di restare insieme. Eventualmente non facendo la messa nelle chiese che sono un bugigattolo e dove ci potrebbe essere il rischio di un contagio, ma si potrebbe fare la messa solamente alla messa al soccorso, che è una chiesa enorme, in cattedrale, nelle chiese più grandi, in maniera tale da poter stare tutti sparpagliati ed evitare in ogni modo eventuali contagi. Ma non so, sono soluzioni che vengono prese, ma tutto dipende da come evolve questa epidemia e da quanto si riesce a fermarla. Quindi stiamo in casa, sereni, con fortezza, con serenità, con Gesù nel cuore, e stiamo in casa e così in maniera tale che poi per Pasqua si può stare insieme. In questo ultimo minuto di trasmissione che ci resta, Monsignore, diamo appuntamento anche per il 19 marzo, un altro evento importante. Il 19 marzo in tutta Italia, tutte le chiese italiane faranno un rosario a San Giuseppe, che è la festa di San Giuseppe, non perché ci dia le tritelle, ma perché ci dia un dolce più grande, un dolce migliore, che è la guarigione, che è la vittoria su questa pandemia. E allora ci ritroveremo giovedì sera alle 21, in diretta televisiva su TV 2000, ma anche su questa emittente, Telegranducato, che alle 21 trasmetterà il rosario per la vita dal santuario di Montenero. E spero proprio di poter essere con voi di nuovo per guidarlo e rivederci nuovamente. Grazie Monsignore di essere stato con noi, noi ci rivediamo, speriamo, la prossima settimana con queste nostre trasmissioni. Ciao a tutti. Certo, ci rivediamo di sicuro. Arrivederci a tutti e buona settimana.